Partiamo da iniziative importanti come le missioni valutative che sono state fatte in merito alla valutazione sulla misura per gli asili nido, oppure per le bonifiche o per quanto riguarda anche l'apprendistato. Nel nuovo anno ci aspettano delle missioni valutative importanti come la valutazione sull'integrazione del servizio idrico integrato e come anche la valutazione di come la specializzazione e la formazione può entrare nell'ambito lavorativo. Regione Lombardia si deve dimostrare resiliente in questo periodo fondamentale che soprattutto ci mette davanti alle sfide post-Covid. La resilienza sarà importante, la concretezza e l'efficacia delle misure partendo proprio da delle politiche che vengono valutate partendo da dati empirici. La forza del Comitato Paritetico è proprio questa, quello di mettere al centro della pianificazione della modifica legislativa il dato empirico, con il supporto di organi terzi come le università, che stanno dando veramente un grande contributo per consentire al nostro Consiglio di migliorare quello che è l'impalco legislativo e soprattutto l'attenzione verso le esigenze dei cittadini.